Lick, ben ritrovati miei cari vintori dell'Ujona Bar Calcio. Questa mattina andiamo a vedere insieme, ok, quali sono stati gli affari della Serie A fatti che destano qualche curiosità e anche possibilità che possono essere stati degli affari incredibili. Perché incredibili? Per qualità e prezzo. Perché obiettivamente c'è sempre laurea, no? Che se devi andare a pescare un giocatore pronto, fatto e finito, questo giocatore debba costare chissà quanti denari, ok. Invece staremo a vedere che non è sempre detto e non è sempre così. E ve lo dimostrerò con più di un esempio, va bene. Ma poi anche che ci sono delle trattative che vengono fatte in maniera anche fantasiosa, va bene, che possono nascondere e celare comunque un plus per la squadra che se ne avvantaggia. E anche di questo adesso andiamo a vedere che cosa intendo. Ma tutto per volta, mio caro avventore. Quindi per prima cosa, prima di addentrarci nei meandri di questi affari siglati in questa calciomercato stagione 2021-2022, Abracman come sempre, tasto rosso, clic, iscriviti al canale dell'Ujona Bar Calcio, condividi questo canale con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu e non solo, e lascia subito un mi piacino ai video dell'Ujona Bar Calcio. Allora, il primo affare che io voglio riportare all'onore di cronaca è quello siglato dalla Lazio negli ultimi giorni di mercato, mi pare di ricordare, di Mattia Zaccagni, che è andato a prelevare questo giocatore di anni 26, molto interessante, che può essere impiegato sulla tre quarti, alla bisogna, ovunque, perché può essere che il suo ruolo preferito trequartista, ma può essere impiegato come sarà impiegato, ok, nella Lazio, si dice, come ala di destra o all'evenienza anche ala di sinistra, perché comunque lui è un destro di piede, quindi può giocare a sinistra utilizzando il destro, o può essere impiegato anche come ala destra laddove non ci sia un allenatore con la ninnola mentale, ad esempio come ce l'ha Mihajlovic, che devono avere i piedi invertiti. E io voglio sottolineare come questo giocatore si sia trasferito alla Lazio quest'anno con il prestito, con l'obbligo il prossimo anno di riscattarlo, e voi direte, ma chissà a quale cifra? 7 milioni, noi abbiamo pagato ad esempio Bonifazi 6 milioni, ok? Vabbè, lascia il tempo che trova questa cosa, però per farvi capire che 26 anni, un giocatore che comunque ha dimostrato nel calcio italiano di saperci stare e bene, ok, e che segna anche i goals, va bene, e secondo me per la Lazio questo acquisto qua, che magari non so quanto possa essere chiacchierato, sicuramente là a Roma sponda biancoceleste, sì, perché secondo me è un acquisto veramente buono anche per qualità-prezzo, merita di essere sottolineato, e vedremo. Insomma, 7 milioni per portarsi Zaccagni a casa, che il valore ad esempio di Transfermarkt lo dà a 15 adesso, non è mica tanto male. Poi un altro affare che secondo me è andato via ad un prezzo molto buono, di cui mi rammarico, e adesso vi spiego perché, vi dico subito di chi si tratta, tanto è inutile fare dell'hype aggiuntivo, si tratta di Junior Messias del Crotone, con il quale tra l'altro il Bologna stesso ha un ottimo rapporto. E io non capisco come, ad esempio, ma io parlo non adesso che c'è il Milan e che obiettivamente una volta che arrivi il Milan è difficile per il Bologna, me ne rendo conto, lo so, ok, però ragazzi è una cosa che se ne poteva parlare e si chiacchierava già da giugno, e insomma io a suo tempo, se non a giugno, a luglio avevo detto proviamo a darci un'occhiata a Junior, avevo detto no a Simi, che a me Simi non mi convinceva, e di questo lo ripeto, ma a Junior Messias avevo detto diamoci un'occhiata, perché Junior Messias secondo me là alla destra come ala non sarebbe niente male, anche perché è un giocatore che ha fame, è un giocatore che ha fame di arrivare, e io sono sicuro che al Milan farà benissimo e si prenderà il posto da titolare secondo me, anche perché mi pare di aver capito che il suo alter ego al Milan altrimenti sarebbe poi Selemakers, se ho capito bene, quindi ha tutti i crismi per potersi prendere secondo me la titolarità anche a quelle di Milano sponda rossanera. E voglio sottolineare come il giocatore si sia trasferito a Milano
con il prestito oneroso in questo caso, dove il Milan paga adesso a questo bilancio 2,6 milioni, quindi 2,6 milioni quest'anno per giocare con Junior Messias in campo, e poi il prossimo anno ha il diritto, almeno io leggo così, c'è il diritto di riscatto. Lo ripeto, il Milan ha prelevato Junior Messias per 2,6 milioni e il prossimo anno ha il diritto, cioè ci può pensare, lo valuta, spende 2,6 milioni quest'anno e poi il prossimo anno, se gli piace, diritto di riscatto, diritto a 5,4 milioni. Quindi se dovesse riscattarlo, la cifra totale ammonterebbe a 8 milioni, se invece non dovesse riscattarlo avrebbe speso 2,6 milioni in tutto. Ora, io mi chiedo e vi chiedo se non ne poteva valere la pena. Junior Messias di anni ne ha 30, sicuramente non è più di primo pelo, però ti porti e ti portavi a casa un giocatore fatto e finito, e con la fame e con la voglia, e che sa saltare l'uomo, e che sa fare gol, e che sa battere le punizioni, gli angoli, e mi fermo qua, perché dopo poi mi dicono che sparo sulla Croce Rossa, che poi noi ci abbiamo gli scovolse che sono buoni, e che io Luigiona scovolse per Messias, sai cosa ti dico? Tengo tutta la vita scovolse, perché poi è questo quello che io mi sento rispondere. Bene, poi altro affare, Torino, no? Il tanto bistrattato Torino, che va a acquistare all'ultimo giorno di mercato un 23enne, che nell'ultima stagione nel Wolfsburg ha fatto veramente bene, si chiama Josip Brekalo, un giocatore in ascesa, basta guardare la sua cronistoria di carriera, ok? Il suo CV, il suo curriculum vitae, ok? Per capire che è un giocatore in ascesa, di 23 anni, ala sinistra di piede destro, quindi uno che poteva giocare eventualmente a Bologna al posto di Sansone, laddove Sansone si fosse mai venduto, ok? E uno dice, o anche Musa Barro, ma non oso pensare a tanto e quindi non mazzarlo. E uno dice, ma chissà quanto è costato, ma Luigiona, dai mo, non dire delle puttanate, cosa li spendi tu i soldi di Pantalone? Perché poi sono queste, no? E io però dico, mio caro Pantalone, ti rispondo subito, il Torino, sai come l'ha comprato? Con una spesa di prestito oneroso a un milione, quindi a questo bilancio spende 1 milione, lo ripeto, 1 milione, e uno dirà, ma poi ci avrà l'obbligo a 300. No, mio caro Pantalone, c'ha il diritto di riscatto a 12 milioni il prossimo anno. Quindi valuta, brecalo in questo campionato, se lo prova, ok, se gli piace spenderà in tutto 13, se non gli piace avrà speso 1, ok? Secondo me queste sono quelle trattative che io chiamo win o win, cioè le vinci o le vinci, perché se le vinci ci hai speso solamente 1 milione e lo rimandi indietro e risparmi gli ingaggi di altre squadre che gli fanno dei quadriennali e quinquennali per cui avrebbe comunque speso di più. Se invece è buono, lo riscatti e vale già probabilmente più della cifra spesa. Però dipende dalle scelte, dipende dal piacere di fare quello che si reputa giusto fare. Ci sono altre squadre, e non faccio nomi, ok, che preferiscono andare a prelevare dei giocatori con dei prestiti annuali con degli obblighi di riscatto a quasi 20 milioni. E non faccio dei nomi. E quelli sono quelli che io chiamo win or lose, ok? Win se sono buoni, sono buoni. Se ti va male, cioè, devi andare a riscattare dopo un anno, dopo 2 anni, dei giocatori pagandoli 10, 15, 19 milioni con le lacrime agli occhi. Perché provate a pensare a mettere sul tavolo dei milioni per un giocatore che sai che è una sega. Io piangerei lacrime dal culo, poi non so voi. Bene, abbiamo detto anche di Brekalo. Alla sinistra, e che all'occorrenza può giocare anche alla destra. Fatemo Bovis, come vi ho detto che è stata fatta la trattativa. 1 milione ora,
eventualmente diritto a 12 prossimo anno. Bene. E uno dice, ma noi vogliamo i giovani. Luigiona non è capita ancora. Ma anche noi vogliamo i giovani. Perché il nostro è un progetto frizzantino. Il nostro è un progetto veramente avanguardista. Ok, Luigiona, olbo, com'è che non capisci una sega? Allora, mio caro segomane, io ti dico, vuoi i giovani? Ti do i giovani. Però bisogna andare a prendere i giovani giusti. Vuoi un giovane che probabilmente farà molto bene? Perché io ho detto che l'Udinese quest'anno, secondo me, nonostante le cessioni di Musso e nonostante le cessioni di De Paul, farà bene? Ma perché ha fatto un mercato che, anche se uno va a vedere i nomi, si dice ma chi cazzo sono? Ed è vero, ok. Però ha fatto un mercato che, se poi uno va a vedere con la lente di ingrandimento i chi cazzo sono, vai a vedere che ha chicastato, sono azzato, giocatori come Lazar Samardžić, preso dal Lipsia, ok, un 19enne, trequartista, che all'occorrenza può giocare anche come ala sinistra, ok? E io dico, ragazzi, segnatevi questo nome, perché questo qui mi giunge voce che sia veramente buono. Mi è giunta una voce da un amico, diciamo così, da un amico che conosce l'ambiente friulano molto bene, che questo qui è il futuro De Paul dell'Udinese. Quindi segnatevelo, Lazar Samardžić, e uno mi dirà, ma Luigiona, l'avranno pagato 20 milioni se sanno tutti che lei è già buono. E no, mio caro avventore, l'hanno pagato 3 milioni. Io non so come, l'hanno pagato 3 milioni, tutti subito, questo va detto. Li hanno spesi tutti e subito. Però ti voglio sottolineare, mio caro avventore, come l'Udinese dall'Ipsia si è andata a prendere un 19enne che dicono essere un futuro fenomeno. Ce lo segniamo. Fatto sta che hanno speso 3 milioni. Ci sono altre squadre, e non faccio nomi, che vanno in Sud America e ne spendono quasi 10. Ok? Bene. Poi chiudo la carrellata con un altro nome. Questo è un acquisto che è stato girato alla Sampdoria, quindi giocherà alla Sampdoria quest'anno. Si chiama Mohamed Hiattaren, ok? Giocava in Olanda al PSV Eindhoven, ok? Al PSV Eindhoven, dove ha fatto molto molto bene negli ultimi anni, ha giocato anche in Europa col PSV Eindhoven, ok? Siglando anche delle reti in Europa, adesso ve lo dico, ha fatto 3 reti in Europa League, non neanche l'ultimo anno, l'anno ancora prima, ok? 74 presenze, 10 reti al PSV Eindhoven, un giocatore che oggi ha 19 anni, lo ripeto, 19 anni. Adesso gioca alla Sampdoria e uno mi dirà, sì, ma come ci gioca? Hai ragione, ci gioca in prestito secco dalla Juventus, per cui ha nessuna possibilità di riscatto, per cui farà giocare questo giocatore per la Juventus. Però, e uno mi dirà, ma chissà la Juventus quanto l'ha pagato? Ma chissà quanto l'ha pagato? Avrà pagato 30 milioni! No, mio caro avventore con la calcolatrice in mano, sai quanto l'ha pagato? L'ha pagato 5 milioni e mezzo. C'è della gente, e non faccio nomi, che se ne va, non so, in Belgio e compra giocatori a 6 milioni. Ok? Io qua mi fermo. Non lo so, poi magari, per carità, anche chi va in Belgio a comprare giocatori a 6 milioni saranno buonissimi, io me lo auguro. Però anche questi, no, che hanno già... Perché? Perché questi hanno già giocato per molti anni, ok? Titolari nelle loro squadre da dove provengono, hanno giocato in Europa, hanno segnato in Europa League, hanno fatto vedere qualcosa e non so, qualcosa di più secondo me quindi si può fare se uno aumenti i suoi raggi d'azione. Vi ho dato 4-5 chicche, così le ho buttate lì, fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ok? Questo è un video così di ragionamento, non che questi nomi che ho fatto, ci tengo a sottolinearlo, che poi non voglio sentirmeli schiaffare qua sotto, sono i nomi che io avrei voluto vedere al Bologna. Però è un ragionamento di come il mercato si potrebbe
anche, ok, fare diversamente da come si fa. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui, Luigi Barcaccio, e noi ci vediamo alle prossime. Chiacchiera da bar.